Vogliamo lanciare un messaggio forte e chiaro a chi vive dentro questi palazzi, che magari forse non riesce a volgere lo sguardo nei confronti di chi ha attraversato guerre, carestie, le carrette del mare per arrivare fino alle nostre coste del nostro paese. E poi magari un altro messaggio lo lanciamo a chi si siede su queste poltrone per cercare di amministrare questa città e questa regione. Più volte abbiamo sentito nelle cronache cittadine degli scandali dovuti alla corruzione, dovuti alle spese folli, e non vogliamo aprire parentesi su mutande di color verde del vecchio buon governatore Gota della Lega Nord. È giusto ricordare a tutti costoro che, come detto prima, non abbiamo paura, che se loro pensano di mandarci via dalle palazzine di via Giordano Bruno, non c'è problema, torneremo e ci prenderemo altre palazzine vuote, perché poi bisogna raccontarlo una volta in più dello scandalo di chi gestisce il patrimonio pubblico a suo piacimento e dopo 15 giorni dell'evento olimpico ha lasciato delle palazzine completamente vuote e ci sono più di 4.000 sfratti in questa città. E allora basta, bisogna dire un basta a tutti quanti insieme, rifugiati, italiani, chiunque, bisogna dire basta a chi ci governa e bisogna farlo in fretta. Poi cosa farà lo Stato? Dirai, ok, basta, voi non avete casa, adesso cacci nel culo e andate via. Questo sistema deve finire, qui non parliamo delle merce, anzi, le merci hanno più valore delle persone. Noi parliamo delle persone che hanno bisogno di dignità, di rispetto, di una vita dignitosa. Lo sappiamo che in questo paese ci sono tanti problemi, c'è la disoccupazione dei giovani, c'è famiglie che fanno fatica, problema di speculazione. Hanno voluto mettersi un sistema dove hanno sfruttato tutti.